Questa condizione è una condizione imprescindibile per favorire il passaggio di tutto quello che è superiore negli esseri umani, sugli esseri umani che vi aspirano. L'oggetto della meditazione di oggi è una qualità che vi lascerà forse un po' dubbiosi, cioè un po' così, con un punto di domanda, perché è una qualità che è molto conosciuta dalle persone che frequentano la comunità, particolarmente dai collaboratori. Ed è l'affidabilità. È molto conosciuta perché il fondatore della comunità, Sergio Bartoli, per decenni ha ripetuto: a me interessa che i collaboratori abbiano la qualità dell'affidabilità. Possono essere anche dei geni, ma se non hanno questa qualità dell'affidabilità, per una costruzione comune non servono a niente. E per cui diciamo che per tantissimi di noi è diventato come un ritornello, no? questa ripetizione, questa enfasi su questa qualità, tant'è che probabilmente anche molti di noi, moltissimi l'hanno sviluppata, no? Questa affidabilità, prima interrogandoci su quello che vuol dire e poi assorbendola dentro di noi, attivandola dentro di noi. Ovviamente c'è sempre da perfezionare, da migliorare, perché non è mai abbastanza, nessuna qualità è mai abbastanza, ma diciamo che una buona base l'abbiamo sviluppata. Però mi rendo conto che per chi ne ha sentito parlare tanto, è una qualità già abbastanza contattata. E magari per altri può sorgere la domanda: ma in che modo può influire l'affidabilità sulle vicende del pianeta? E invece, quando noi parliamo di qualità, è una qualità che è utile in un ambito, è utile anche in tutti gli altri, perché le qualità hanno delle applicazioni infinite. Le qualità dobbiamo vederle proprio come delle entità sottili, sono delle vere e proprie entità. Dobbiamo cercare di non vederle solo come sviluppo umano, no? Quello che noi sviluppiamo di una certa qualità, ma dobbiamo vederle come un elemento a priori. È una nota, ogni qualità è una nota specifica di vibrazioni specifiche che l'energia assume. Per cui sul piano sottile le qualità vanno viste proprio come delle entità di vibrazione particolare con un proposito, ognuna con un suo proposito preciso. Poi noi esseri umani le cogliamo e le applichiamo ai vari campi di vita e ognuno a modo proprio. Ecco, per cui l'affidabilità, poi vedremo, può avere una grande utilità per il pianeta, in particolare per coloro che vogliono servire il bene del pianeta e servire il bene in qualunque modo lo facciano. E allora ci entriamo un po'. Ecco, un po', forse anche un po' come onorare, no, questo aspetto del fondatore della comunità che attribuiva anche tanta, tanta importanza a questa qualità. E appunto lui ripeteva: per poter collaborare è necessario essere affidabili. Questo era proprio un ritornello. La parola affidabilità, sentiamo subito che è in sé la radice della parola fede e ci rimanda a qualcosa di certo, di solido, che non vacilla in base alle circostanze, non vacilla in balia delle circostanze, ma racchiude anche in sé l'idea di fedeltà, di lealtà, e questa condizione è una condizione imprescindibile per favorire il passaggio di tutto quello che è superiore negli esseri umani, sugli esseri umani che vi aspirano. Cioè, se noi aspiriamo a qualcosa di più elevato, dobbiamo prima renderci affidabili per l'eventuale ricezione
di quel qualcosa di più elevato a cui aspiriamo. Se non siamo affidabili e aspiriamo e poi non siamo affidabili, non arriva niente, perché non mettiamo a disposizione quel contenitore certo, sicuro, che può raccogliere quel distillato che noi cerchiamo di tirar giù, cerchiamo di invocare. Per cui facciamo degli esempi. La conoscenza superiore, così come tutte le indicazioni che sono collegate alla conoscenza superiore, intendiamo conoscere qualcosa di più ampio, di più elevato, e anche ovviamente ricavarne delle indicazioni, no? Da qualunque visione ampia emergono anche delle indicazioni molto concrete poi per la nostra vita. Ecco, in questo modo la conoscenza elevata può diffondersi ed essere messa a disposizione di molti solo attraverso una trasmissione intenzionale da una fonte più elevata verso qualcuno che sta pronto a ricevere. Qui la presenza di una qualche coscienza umana pronta a ricevere è indispensabile, e quella coscienza deve essere affidabile. E includiamo nel concetto di fonte elevata anche la realtà intrapsichica della persona, cioè la relazione tra parti più elevate di noi e parti più piccole, più immature, una relazione che si sintetizza e trova il suo compimento nella relazione tra la nostra anima e la nostra personalità, affinché possa avvenire un passaggio di qualsiasi tipo di contenuti tra la nostra anima e la nostra personalità, passaggio che può andare da lampi di conoscenza e di visione all'intuizione del nostro compito più vero e profondo. È necessario che il recettore, cioè la nostra personalità, sia sufficientemente salda e affidabile. Se così non fosse, e fino a che non sarà così, non possiamo aspettarci di ricevere quegli insight che provengono appunto da dei piani più sottili, più elevati. E questo nemmeno se noi avessimo già attivato nel nostro essere una componente elevata, transpersonale, ma se mancasse la qualità dell'affidabilità, quello che possiamo ricevere, ma anche quello che ci viene elargito dalla nostra anima, sarebbe ridotto. E per cui appunto l'importanza del contenitore che sia sempre adeguato alla vibrazione, alla potenza del contenuto. Essere affidabili significa anche poter garantire di essere adeguati all'oggetto affidato. Se per esempio si tratta di un compito, questo non vuol dire che dobbiamo essere perfettamente in grado subito di svolgerlo al meglio, ma che possiamo assicurare che accoglieremo quel compito e ci dedicheremo a quel compito, ci dedicheremo a imparare a svolgerlo al meglio. Fra l'altro, impegnandoci per svolgerlo al meglio, noi impariamo a svolgerlo proprio dal nostro stesso impegno, per cui l'affidabilità non è garantire di essere capaci di saper far tutto, no, non è questo, è proprio un atteggiamento di fedeltà, di aver fede e onorare, no, quello che si riceve. Se si tratta, qui un altro esempio, di una conoscenza riservata a pochi, per conoscenza riservata a pochi intendo tutta quella conoscenza più sottile, più raffinata, gli insegnamenti stessi ci dicono c'è una conoscenza che viene trasmessa e con cui noi entriamo in contatto attraverso libri o attraverso insegnamenti nel momento in cui siamo pronti. Una conoscenza riservata a pochi in questo senso. Affidabilità vuol dire saper mantenere la riservatezza richiesta. E questo è uno dei requisiti di tutto il sentiero spirituale, questo viene ripetuto in tutti gli insegnamenti, una delle grandi prove è proprio quella di essere affidabili nel ricevere un insegnamento, ricevere
una conoscenza e saperla contenere, saperla tenere e saperla gestire. Essere affidabili vuol dire sapere poi a chi a nostra volta passarla. Se si tratta di una parola data, di una promessa fatta, la qualità dell'affidabilità ci aiuta a non mancare o quantomeno a saper valutare con saggezza il da farsi. Se decidiamo di mancare a una promessa fatta, dobbiamo farlo perché riteniamo che sia veramente utile così e non per mancanza di affidabilità. Quando poi si tratta del passaggio di energia da un maestro o una guida a un allievo, affidabilità vuol dire saper conservare integra l'energia ricevuta, senza sciuparla o abbassarla di vibrazione. Le vere guide prestano molta attenzione a che l'allievo sia affidabile, prima di impartirgli un livello più avanzato di informazioni e di conoscenza. Proprio lo sappiamo anche dalla letteratura, soprattutto orientale, che i maestri, le guide, prima di prendere un allievo accanto a loro e di impartirgli una conoscenza, lo testano proprio sull'affidabilità. In sostanza, l'affidabilità è quella qualità che consente la circolazione tra le coscienze, circolazione di energia, di informazioni, di insight, di luce, tra le coscienze, in modo tale che nulla vada perso o sprecato. Se ci fosse un punto nella circolazione di queste energie, in un campo, se ci fosse un punto di mancanza di affidabilità, e lì ci sarebbe una perdita per tutto il sistema. Per cui, soprattutto quando si lavora in gruppo, l'affidabilità è molto importante. Il concetto che sta alla base dell'affidabilità è che nulla realmente ci appartiene, e questo probabilmente un po' ci lascia perplessi, però è proprio così. Nulla ci appartiene, ma siamo solo amministratori di tutto quello che passa attraverso di noi. Anche certe doti che abbiamo, perfino la nostra intelligenza, che noi sentiamo così intima, così nostra, noi diciamo: io sono intelligente, è mia la mia intelligenza. No, nemmeno quella è nostra. Siamo degli amministratori temporanei di tutto quello che passa attraverso di noi, e questo è un concetto da acquisire, perché innanzitutto ci aiuta a diventare molto più impersonali e ci aiuta anche a rispettare tutte quelle qualità che arrivano a noi. Certo, ci arrivano perché abbiamo saputo invocarle, coltivarle, nutrirle, per cui la nostra parte l'abbiamo fatta. Ma diverso è dire mi appartiene. No, tutto è in circolazione, nemmeno il nostro corpo ci appartiene, perché il nostro corpo è in prestito. Poi lo lasceremo e la sostanza del nostro corpo finirà in serbatoi più ampi, dove sarà poi sostanza a disposizione di altri. Ecco, per cui questo concetto che siamo solo amministratori porta con sé anche il fatto che dobbiamo fare buon uso di tutto quello che passa attraverso di noi, e per questo ci serve proprio l'affidabilità, per curare bene quello che ci è affidato. Se non lo facciamo, noi generiamo un karma negativo. Se ci sono date delle doti, o anche se abbiamo sviluppato delle doti e poi le usiamo male, noi generiamo un karma negativo, proprio perché non c'è questa appartenenza. Un po' l'appartenenza, il mio, il tuo, sono delle costruzioni infantili che hanno inventato gli esseri umani più primitivi, no? per individuarsi, ma sono delle illusioni. Ed emerge anche un aspetto del servizio di cui si parla poco, ma che è un valore fondamentale, che è la conservazione delle energie e delle forze. Piazza Gioli ne ha scritto, ma ne parlano tutti gli insegnamenti, ma anche Saggioli ha ripreso questo tema, dell'importanza per il vero servitore, cioè è vero servitore solo colui o colei
che non rappresenta un punto di spreco di risorse su nessun piano nel circuito appunto delle energie e delle forze. E infatti proprio per servire il bene comune tutto è utile e nulla va sprecato, per cui questa affidabilità ci serve molto ad amministrare bene e a conservare. Conservare ovviamente non per trattenere, ecco, conservare ha un significato diverso da trattenere, conservare è proprio quel saper far buon uso, saper tenere bene, saper aver cura di certe energie, di certe forze e per finalizzarle nel modo migliore. Ovviamente il primo passo per sviluppare affidabilità è di imparare ad essere affidabili a noi stessi, che sembra una cosa molto ovvia, ma non è così ovvio, perché quante volte ci succede di avere un intento e poi c'è qualche parte di noi che ci fa uno sgambetto, che ci gioca un tranello e per cui sperimentiamo il fatto di non poterci fidare di tutte le nostre parti. E invece è importante sapere cosa potersi aspettare da noi ed evitare che ci siano riservate delle sorprese, nemmeno a noi stessi. Questo non significa essere rigidi e non consentirci nessun fuori programma, no? Nessuna espressione o manifestazione non pianificata, no? Perché se fosse così ne risentirebbe la nostra creatività. Ma essere saldi nel perseguire gli impegni assunti e apportare delle modifiche al piano, alla pianificazione da noi stessi prestabilita, solo in caso che un nuovo e più profondo insight arrivi a modificare la situazione presente in un certo momento. Per cui affidabilità non vuol dire attaccamento rigido, ma vuol dire buon uso, fedeltà e però anche disponibilità a cambiare, ma solo quando siamo certi che così sia bene. Vedete com'è diverso da quando magari così per un impulso del momento noi avevamo magari preso un impegno, cambiamo idea, facciamo altro. Questo vi devo dire che proprio l'allenamento al servizio in gruppo aiuta molto a sviluppare l'affidabilità. Noi lo vediamo in persone più nuove, no? Che iniziano il percorso di servizio. È molto facile magari, non so, si prendono un impegno per fare un turno di servizio, poi magari pochi giorni prima cambiano idea, magari senza delle ragioni veramente importanti, ed è abbastanza normale, per quello dico che è una qualità che è soprattutto importante sulla via del servizio, perché noi lo sappiamo, no? Che questo accade in chi si avvia sul sentiero del servizio, ma altrettanto constatiamo che le persone che sono più abituate, più allenate, che hanno assorbito quel concetto di servizio, restano totalmente affidabili qualunque cosa accada. E questo veramente credo che sia una conquista per le incarnazioni, lo sviluppo di questa qualità. E da tutto quanto detto risulta che è evidente che l'affidabilità va vista soprattutto come verticale, nel senso di essere attenti, di essere affidabili verso qualcosa a cui noi diamo un valore, per esempio un compito, no? Perché ci venga indicato, perché tutti aspirano a sviluppare, a incontrare il loro compito nella vita, ma questo compito si rivela se noi siamo affidabili. Mano a mano che si rivela e noi siamo affidabili, cioè rispondiamo con fedeltà a questo compito, si rivela sempre più e sempre più in profondità. E per cui appunto questa affidabilità verticale, perché stiamo parlando, se vedete, un po' prevalentemente di aspetti che sono un po' al di sopra del livello in cui siamo in un certo momento, per cui un nuovo compito, una promessa fatta, un impegno preso,
la conoscenza che ci viene elargita da una guida, e tutta una dimensione verticale, ma è anche ovvio, come sempre, che le qualità che noi applichiamo in verticale le alleniamo prima in orizzontale. È più semplice allenarle in orizzontale, per cui dopo aver esercitato un po' l'affidabilità orizzontale nelle nostre relazioni, che ripeto non vuol dire stare cristallizzati sempre nelle stesse relazioni, no, vuol dire essere oculati, cioè se facciamo delle scelte che vengano dal profondo e non mai cose impulsive, così che prendono a volte di sorpresa anche noi. Per cui questo allenamento orizzontale è molto utile. Mi verrebbe da dire anche che nell'educazione è molto importante, perché per i bambini anche assumere dei piccoli compiti e imparare ad essere fedeli e affidabili al piccolo compito che si sono preso sarebbe molto utile, rinforza tantissimo il carattere. Ecco, per cui sulla via del servizio, quando il lavoro di molti è interconnesso col nostro e il lavoro di tutti è interdipendente, l'affidabilità è veramente il sigillo della cooperazione. È difficile, è impossibile cooperare se non attraverso questa qualità dell'affidabilità. Per cui, insomma, se a qualcuno suona un po' nuova, no, questa qualità, perché non è tra quelle che cita Saggioli tra le parole evocatrici, non c'è nemmeno nel, mi pare, nel gioco degli angeli, anzi sarebbe da aggiungere, perché per noi è importante, e però, insomma, diciamo che nel campo aurico della comunità è una qualità che ha un suo peso. E vi devo dire che io ringrazio tanto chi, appunto, è fondatore della comunità, che l'ha ripetuta e straripetuta oggi, anzi lo ringrazio pubblicamente, perché sento che di sicuro me l'ha fatta assorbire più di quello che non sarebbe stato senza questa sua ripetizione. Poi chiaramente c'è sempre da lavorarci, no? Bene, allora sull'affidabilità mediteremo, l'affidabilità anche per il mondo, in particolare il grande gruppo di quelli che vogliono collaborare col bene comune. Questo richiede, se ci si prende un impegno, di restare fedeli a quell'impegno, non fino alla morte o fino a che non subentrino delle cause, delle ragioni che ci fanno cambiare scelta. Non ho detto questo, però ecco, non prenderlo superficialmente. L'affidabilità permette la profondità, aiuta a superare la superficialità, e per cui ci aiuta anche a sviluppare molto la nostra coscienza, che la nostra coscienza ha bisogno di profondità per svilupparsi.